Un incontro che ha celebrato il lavoro di gruppo e il desiderio di veder crescere la società civile e la sua consapevolezza. Si è presentato così agli elettori per un consuntivo dei 5 anni appena trascorsi il sindaco di Sapri, Giuseppe Del Medico. Domenica il summit in cui il primo cittadino ci ha tenuto soprattutto a far valere l'operazione di recupero compiuta e sulle finanze e sull'anima della città, lacerata in passato, ha detto, da troppi conflitti e oggi tornata vitale grazie anche alla ricchezza e all'esperienza delle associazioni cittadine, tutte molto attive. Questa è una città che ha bisogno di essere voluta bene, perché per troppo tempo in questa città ha governato il rancore, ha governato la cattiveria, ha governato la voglia di metterci uno contro l'altro, ha governato il desiderio che più parlo male di chi mi sta di fronte, meglio sono io. Questo deve finire. Non possiamo continuare a pensare in questo modo. Questa città non ha futuro se questa è la strada. Questa città ha bisogno di altro. E io credo che i nostri giovani ci danno messaggi importanti in questo senso. Nulla da fare invece sul fronte della candidatura. Corrado Rilmongi ha presentato una mozione chiedendo all'assemblea più ampia di Sapri Democratica di condividerla per dare continuità a quello fatto finora e riproporre la candidatura a sindaco di Del Medico. Una mozione approvata per acclamazione che però non ha fatto sciogliere le riserve al primo cittadino, il quale ancora una volta ha ribadito: non è ancora il momento, Sapri Democratica ha dato prova di esserci, ora però è tempo di allargare la squadra. Ci sono 30 giorni importanti per coinvolgere più persone possibili, perché Sapri Democratica è nata come uno spazio aperto e deve continuare ad aprirsi a nuovi ingressi.